Buongiorno ragazzi, finalmente oggi è arrivato il bimbi. Allora, dopo vi spiego perché dici, ma come non avevi il bimbi, ve lo spiego dopo il motivo perché ho preso un altro bimbi. Senza, non potevo stare, ragazzi, una volta che provate il bimbi non potete più tornare indietro, siete spacciate. E quindi niente, sono contenta che è arrivato oggi, ci ha messo un po' di tempo, però alla fine è arrivato. E dopo vi spiego quello, diciamo, l'offerta a cui ho aderito per poterlo comprare. Ciao a tutti, come state? Spero che siate bene. Allora, sentite la freccia. Beh, ora io sto andando, ragazze, a farmi le unghie e la pedicure, manicure e pedicure. Non so se fare il gel, cioè il semipermanente o il gel, perché io già porto il semipermanente semplicissimo, ho fatto un nude ultimamente semplice, però voglio rimanere sempre sul nude perché adesso con la bambina non è che ho tutto questo tempo, no? E poi sinceramente prediligo più i nude, proprio sinceramente, in questo momento. E quindi penso di rimanere sul nude, ma di fare qualcosa di strano, adesso vediamo. E la pedicure, vediamo se riuscirà a farmi la pedicure come voglio io, oppure andrò su uno smalto simple. E quando esco devo correre, ma proprio correre. Perché praticamente prima, controllando i documenti, mi sono ricordata che domani devo andare a fare il rinnovo del passaporto. Come una scema, cioè praticamente non ho pagato bollettino, non ho comprato, perché per far rinnovare il passaporto si deve pagare bollettino, lo dico per chi non lo sapesse, si deve rifare appunto, si deve ricomprare il bollo, si devono fare le foto, quindi adesso vedo anche se il parrucchiere riuscirà a farmi la piega bene, altrimenti schiafferò una foto così sul passaporto e che Dio ce la mandi buona. E niente, mi muovo perché ho le tre l'appuntamento per le unghie e i piedi. Speriamo di ritrovare sempre la stessa ragazza che me li fa perché lei è molto brava, altrimenti mi sorbirò un'altra. Cioè, non lo dico per cattiveria, ragazze, ma lei è veramente brava. Ha proprio il senso dell'estetica, cioè si vede proprio, si sente e si vede, quindi preferisco farmeli fare da lei, altrimenti non fa niente. E niente, mi muovo. Se oggi ragazzi fa un freddo boia. Ragazzi, poste andate, unghie fatte, guardate che belline che me le ha fatte. È stata veramente brava. Ci ha messo 1 ora e mezza tra piedi e mani, perché ovviamente non ha allungato nulla, ha messo solo il semipermanente. E queste sono le mie unghie, di lunghezza sono così per ora. Me le ha accorciate un pochino, un pelino. Però mi piaceva molto. Lo volevo prima l'effetto più lattiginoso, cioè nel senso anziché naturale, anziché di rimettermi il naturale che avevo prima, il lattiginoso, però dopo ci ho ripensato e me ne sono fatta fare così. Mi piacciono molto, eleganti, belle, 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 mi piacciono molto. E i piedi, dopo ve li faccio vedere, ma ho utilizzato un rosso. Perché per fare il French, ragazzi, secondo me ci metteva altri 20 minuti. Quindi anziché di 1 ora e mezza andavamo a finire a 2 ore. E lo
la bambina è vero che sta con mamma, però insomma, una certa richiede la mamma. E poi io devo fare ancora altri giri, quindi per ora estetista andata, poste fatte, 42,50 euro per rinnovare il passaporto più bollettino, più, scusate, il bollo da pagare più le foto. Per ora andremo a finire sulle 100 e passa euro. Va bene che ho un costo da fare ogni 8 anni, però ogni 10 anni mi sembra, sì, però un po' ti scoccio. Però devo rinnovarlo il prima possibile perché i passaporti per rinnovarli è un macello. Siamo messi bene rispetto ad altre province, quindi però ho detto prima lo fai meglio, nel senso perché c'è un sacco di richiesta e i lavori sono un po' lenti. Ragazzi, anche qua. Ci sono omaggi. Mi mangio una Goleador, ragazzi. Mi è venuto in mente il periodo delle medie. Mangiavamo queste Goleador come se non ci fosse un domani, di tutti i colori le mangiavamo. Eravamo degli ingordi. Ora però una me la mangio. Allora, per andare dal fotografo ho dovuto parcheggiare in Babbo Asia praticamente e sono andata anche dal China e ho preso quelle cose lì, quattro cose, due vasi che ho pagato pochissimo, 3,20 euro l'uno e i fiori tulipani li volevo finti così almeno ogni primavera li caccio, poi primavera prossima compriamo un altro colore e facciamo pullulare un pullulio di colore, non so se anche si dice un pullulio. E basta. Adesso vado dal fotografo, così vado, corro dalla mia bimba e abbiamo finito i giri praticamente. Foto prese. Allora, ci siamo date il cambio con mamma. Mamma è dovuta scappare perché giustamente ha da fare anche lei le sue cose. E le ho dato il latte, l'ho allattata e si è appunto addormentata. Adesso la metto sulla carrozzina e le faccette e poi dopo mi metto a fare qualcosa, tipo vi voglio mostrare il mio nuovo bimby. Allora, vi spiego perché ho cambiato il bimby, cioè ho comprato un altro bimby, perché quello che ho io l'ho dato in regalo a mia madre, semplicemente, e quindi ora ho il mio nuovo bimby. Praticamente è successo che lei, essendo che fa molte ricette, ragazze, le serviva per un evento che ha dovuto cucinare, ha dovuto fare un sacco di cose, ha dovuto tritare, no, le serviva, siccome mamma, ragazzi, cucina anche per molte persone, cioè mia madre non lo fa di lavoro, però le piace fare questa cosa, e un giorno le serviva, gliel'ho prestato e da lì è rimasto a casa sua. Quando ho visto che le è piaciuto gliel'ho lasciato, gliel'ho regalato, però io ho fatto passare un bel po' di mesi per ricomprarne un altro, ma non per qualcosa, perché comunque io poi dopo con la gravidanza e tutto non è che avevo questa grande voglia di cucinare in generale, perché ero concentrata sul lavoro, su me stessa e sulla bambina, sulle cose della bambina, quindi non ho appunto pensato al bimby, cioè ci pensavo perché vi giuro, cucinare con il bimby non è solo, cioè non è che ti facilita solo la vita nel cucinare, ma ti piace proprio, è come giocare con un giochetto. Ok, detta così sembra una cosa infantile, ma vi giuro che cucinare con il bimby è davvero come se stai giocando, cioè veramente ti piace
Proprio cucinare ti torna la voglia, se non sai qualche ricetta non devi stare perdere tempo a cercare la ricetta o comunque ti dà anche tante varianti di un'unica ricetta. Cioè, veramente a me piace tanto. Poi soprattutto la cosa che mi piace tanto, ragazzi, è che racchiude un sacco di cose, cioè tutti i marchingegni che hai a casa li elimini perché con i bimbi veramente racchiudi un po' il tutto. Io ovviamente, per dire, lo sbattitore, no? Non lo butterò, cioè nel senso non lo do via, no? Me lo tengo perché alla fine se sto facendo tante cose, me lo tengo come emergenza, no? Però vi giuro che adesso una volta che è ritornato il bimbi a casa, cioè è rientrato il bimbi a casa, non ci farò più nulla. Ecco, cioè nel senso lo utilizzerò proprio nell'oltretomba, raramente, perché questo veramente questo marchingegno che hanno inventato davvero mi piace tantissimo. Gli impasti che fa, le creme che fa, cioè io ve lo straconsiglio se non avete mai pensato a un oggetto del genere. Io ero prima, cioè io vi giuro, prima ero proprio contraria a questa cosa. Cioè io proprio dicevo, ma no, ma va là, sì, anche me compro un robot per cucinare, prendo una padella e cucino. No, perché una volta provato è diverso. E se avete modo, che ne so, di andare da qualche ragazza, una presentatrice, che ne so, queste che vendono questi bimbi, fatevi fare la dimostrazione e lì capirete il senso di quello che vi sto dicendo, perché detta così sembra una cosa buttata lì, ma vi giuro che è diverso. Cucinare con le bimbi proprio ti torna la voglia di cucinare, ecco, e ti facilita molto la vita. Poi per chi ha bambini che sono appena nati, che poi tra un po' prenderanno, appunto, mangeranno le pappe, facilita tanto. L'altro giorno da mamma avevo fatto lo yogurt, buonissimo. Adesso anche qua lo farò, lo yogurt con il varoma quello sopra. E, infatti l'avevo postato, mi pare, su Instagram. Mi sembra una roba del genere, quindi non mi ricordo. E, sì, mi sa di sì che avevo fatto lo yogurt, però adesso mi servono i vasetti. Anche per me qui a casa. Adesso o me li prenderò, tipo, che ne so, su Amazon, oppure vedo se li trovo, tipo, in giro. Perché vi giuro che lo yogurt fatto in casa è tutt'altra storia. Ed è uscito buono, con il varoma era uscito buono, seguito passo passo ed è uscito veramente buono. Ci puoi fare veramente un sacco di cose, granite, di tutto e di più, di tutto e di più, quindi cioè, secondo me è una cosa che facilita tanto la vita e appunto ti torna la voglia di mangiare. Poi per le pappe ti aiuta veramente un sacco di cose. Adesso io, siccome ho il polpettone che ho comprato ieri, quelli già fatti, e ci voglio fare le verdurine attorno. Siccome a marzo, quando l'ho preso io, appunto, l'ho ripreso il bimbi, praticamente c'era l'offerta del prendi il bimbi, ti danno il ricettario in più, quello che si compra solitamente normalmente, ti davano un boccale in più, quindi adesso ho due boccali. Così se uno, tipo, che ne so, ci ho fatto il sugo, lo voglio mettere da parte, però mi serve un altro boccale per fare altro, prendo l'altro. E mi hanno dato anche il cutter. Il cutter, dopo ve lo faccio vedere, aiuta a tagliare le verdure in modo proprio, cioè, in un nanosecondo te le ha tagliate tutte quante in modo preciso, senza che ti stai lì a tagliare, a perdere tempo. Pela le patate, cioè fenomenale quell'aggeggio, e quindi con questa offerta ho avuto la possibilità di prendere tre cose in più rispetto al solito. Ogni tanto loro durante l'anno fanno queste offerte, e quindi questo. Tra l'altro, io volevo pure il Bimby Friend, non so se ve l'avevo detto anche nel video quando comprai il Bimby, ma mi ha detto la rivenditrice che praticamente il Bimby Friend l'hanno tolto per un po' dal mercato, cioè loro l'hanno tipo messo in pausa, non so il motivo, però ha detto che forse comunque lo rimetteranno, lo spero, perché anche il Bimby Friend sarebbe
diciamo, bello da avere, così almeno una volta che stai facendo una ricetta l'hai finita, la passi al bimby friend e continui con il bimby normale. Vediamo se lo rimettono. Adesso sono le 5, no, sono le 6, Madonna, sono le 6 e adesso iniziamo a lavorare con il bimby. E adesso metto la bimbetta alla culla. Tra l'altro ho chiesto alla rivenditrice: ma come mai si chiama Bimby? Perché in Marocco si chiama Thermomix. E mi fa: guarda, in Italia, mi sembra, e in Spagna, in Italia e in Spagna, solo in questi due paesi si chiama Bimby, perché quando arrivò la prima volta in Europa, in Italia e in Spagna li utilizzavano per fare le pappe appunto ai bambini e quindi l'hanno chiamato Bimby, ma in realtà in tutto il resto del mondo si chiama Thermomix. Ecco perché in Marocco lo chiamano Thermomix. Quando io dicevo a loro in Marocco: no, guarda, si chiama Bimby, loro mi dicevano: no, si chiama Thermomix. Vabbè, era una guerra e avevano ragione, cioè praticamente tutto il resto del mondo lo chiama Thermomix, mentre qua lo chiamiamo Bimby. Vabbè, tu dici che me ne frega, hai ragione. Allora, quello che ho comprato sono questi fiori per questo vaso, quello che vi ho detto prima, dai cinesi. Sono molto belli, guardate, sembrano quasi naturali. Questo l'ho messo un po' a cavolum, ok? In realtà li volevo arancioni, che ne so, di un altro colore, però vi dirò, secondo me ho fatto la scelta migliore. Cioè, nel senso, solo questi c'erano, altri che costavano meno, ma non erano questo effetto tipo naturale. E di quelli c'erano tanti colori, mentre di questo sta ridendo. Mentre di questo c'erano solo questi. Li ho messi qua. Poi, prossimamente, devo andare dal cinese perché, guardate, ragazzi, si è invecchiato tantissimo questa cosa. Io la metto non tanto perché mi piace, ma per coprire appunto il tavolo, perché sennò si cresimerebbe, e quindi la metto appunto per questo. Questa già un annetto, la devo cambiare. Noi non mangiamo direttamente su queste ragazze, ma quando tipo appoggio qualcosa, tipo l'altro giorno ho appoggiato l'atac e guardate, mi è rimasto purtroppo attaccato. Qui non mi ricordo cosa ho combinato, ragazzi. Comunque è da cambiare. E prossimamente vado dal cinese, che non era quello dove sono andata prima, da un altro perché ha questa, che ha questo effetto brillantinato. Mi piace tanto. In giro le trovo sempre trasparenti, normali, mentre quello ha proprio questa qui con questo effetto brillantato. Infatti devo andare, mi porto proprio questa per prendere la stessa misura e via. Comunque questi sono i fiori pagati 1,70 l'uno. Sono un po' caretti i fiori, soprattutto quelli così, però alla fine questi, come vi ho detto prima, me li tengo e poi li terrò da parte per i prossimi anni. Poi ragazze, ho preso questo per le ricette perché io ne ho già due, però io non so come, ma stanno sempre in lavastoviglie. Comunque, non sono mai abbastanza queste cose. Tra l'altro, quelli sono anche invecchiati. Lo volevo in vetro questo, però non l'ho trovato in vetro. Quindi, vabbè, mi sono contentata di questo in plastica. Sembra una buona plastica. Poi ho preso questo qua. Questo qui praticamente io l'ho prensato principalmente per le mattonelle della doccia. Andare, però. Ciò che lo usa per i piatti, io utilizzando maggiormente la lavastoviglie e la spugna, non so se ce ne farò uso, a meno che non lo utilizzo per le teglie, ma io l'ho preso principalmente per le piastrelle della doccia. Secondo me mi tornerà molto comodo perché non è né troppo duro, cioè nel senso durissimo che andrà a graffiare, perché quelli per la doccia sono molto duri rispetto a questo. Provo, tanto l'ho pagato 1 euro, vediamo. E se mi ci trovo bene, lo utilizzerò appunto per la doccia. Poi ho preso questo perché puntualmente quando apro la cipolla la lascio e ci metto il cellophane e ci metto quello e ci metto quell'altro. Invece con questo passa la paura. C'era anche il limone, c'era l'avocado, però io ho preso questo. Per ora mi serve questo, vediamo. Secondo me anche per il limone è molto utile, così rimane chiuso e rimane lì. Poi ho preso due vasi che adesso ho provato
in queste piante che avevo preso, se vi ricordate, di questa marca qui, della Blim. E vi giuro, mi sono pentita di averne presi solo due. Ne ho presi solo due, me ne sono per strapentita. Dovevo prenderne almeno altri, no, un altro più grande. Perché ho la pianta, quella più grande, quella lì, la Monstera. Penso che domani ci passo e vado a prendere appunto una grande. Perché ho preso una cosina che ce la voglio mettere sopra, poi dopo vi faccio vedere. E quindi almeno per mettere un pochino a posto, anche perché adesso sta arrivando a primavera inoltrata, siamo a primavera inoltrata, penso di sì, e arriva anche l'estate e tutto, voglio che almeno la zona giorno sia un po' messa bene, e quindi almeno le piante le voglio togliermele dalle scatole, mettendo i vasi, vedete, così è più bella la pianta, invece dentro, vedete, il vaso non ci azzeccava niente. Adesso iniziamo a cucinare, tra l'altro oggi ho fatto il risotto ed è uscito buonissimo, tanto lo accendiamo. Ecco qua, riporto qua. Stavo guardando un film arabo, quindi vedo le repliche. E lo metto lì sotto qua. Ok, mi piace tanto come ci sta, ora vi faccio vedere. Mi appoggio, ovviamente, se, Sara, se togli le robe ci fai un favore. E l'altra pianta a cui ho preso lo stesso vaso è questa. Eccolo qui. Secondo me ci sta da dire, da Dio, da dire, da dire. L'unica cosa è che non le voglio mettere una vicino all'altra così. Adesso vediamo se ci sta bene, poi dopo mi dite voi. Perché questa qui l'ho messa vicino alla televisione e mi piace di più lì. Faccio vedere. Eccole qui, vedete? Belle, 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 mi piacciono molto questi vasi. C'era anche di un color beige, però era un beige molto, come dire, molto scuro, mentre questi sono più neutri, era per non prendere troppe cose diverse tra di loro. Mi piacciono molto questi vasi. Devo andare a prendere quello più grande, sono stata una scema. Devo prendere quello più grande per metterlo alla Monstera. Così almeno tutti i vasi uguali, soprattutto low cost. Mamma mia, ragazzi, questo è super buono. Abbiamo preso all'Eurospin l'altro giorno. È una novità, è tipo gelato pan di stelle. Ci è piaciuto tanto. Ce ne sono 6 dentro, dopo vi faccio vedere il cartone. E se lo trovate, prendetelo. Buono, molto buono. Ecco qui il cartone. E sembra molto tipo stile pan di stelle e ho letto dietro che vengono fatti da un'azienda di Terni, quindi diciamo sono pure made in Italy, provateli, non ve ne pentirete perché sono buoni, la farcitura dentro non è pesante, anzi è molto buona e il biscotto è fatto bene, quindi meglio di così. Dopo pranzo, ragazze, come avete visto, ho sgarrato con il gelato, ma sono 2 giorni che sto cercando di mangiare il meno possibile dolci, dolciumi, pane, sì, tipo a colazione prima avete visto che ho mangiato la crostata, ma era una crostata integrale con i semi, marmellata senza zucchero, quindi ci provo, ragazzi, ci provo, perché sì, ho perso tanti chili dopo il parto, ma ancora da lavorare e quindi cercherò appunto in questi giorni, queste settimane, questi mesi di tornare a mangiare più sano e di evitare il più possibile i dolci, ce la devo fare, a me quello che mi fregano sono i dolci, la pasta, ultimamente stiamo mangiucchiando un po' di più, la pizza, il pane, tutte queste cose super buone, devo iniziare a
a mangiarne proprio meno e ritornare a mangiare più verdure e tutte queste cose qui, sapete, no? Quello che fa male a noi donne sono queste cose, sono i carboidrati, tutte queste cose qui che fanno ingrassare, soprattutto i dolci. Dolci me li devo proprio scordare, quindi tipo prima ho sgarrato con il gelatino, quello del pan di stelle, tipo stile pan di stelle, era buonissimo, ma me lo devo scordare, cioè sono rimasti 3 in frigorifero e 3 se li mangerò tutti Luca, io proprio me li devo scordare. E niente, adesso abbiamo fatto pranzo, io ho mangiato una fettina di carne e l'insalata, stop. Tra l'altro non vi ho fatto vedere come mi sono fatta i piedi, semplici, dopo ve li mostro. Ma nel frattempo vi voglio mostrare questo prodotto qui, che lo porto da un po' di giorni, infatti vedete i capelli tipo mezzi smarmellosi, perché me lo sono messa comunque un po' sui capelli, infatti sono oleosi, sono spenti, sono brutti. Prossima settimana vado dal parrucchiere e vediamo di risolvere, ma non per qualcosa, più che altro per dare un po' di luce, poi vedrete. Ma nel frattempo mi sono comprata questo da all'incirca un mesetto, questo olio per fare oiling ai capelli, per i capelli, fatto di rosmarino e menta, cioè praticamente c'è l'estratto di rosmarino dentro. Praticamente questo olietto è famosissimo, della Miele, io l'ho preso su Amazon. State attenti ai fake, tra l'altro, perché ci sono molti fake in giro. Quello più venduto su Amazon è quello che dovete prendere. Io l'ho preso con uno sconto, quindi pagai veramente anche poco. E è un olio pazzesco, cioè lo sto utilizzando ed è pazzesco. Io ci faccio gli impacchi, infatti vedete i capelli proprio, cioè tipo mezzo volume rispetto a quello che ho solitamente, perché ultimamente sto facendo impacchi, sto facendo appunto, oppure prendo un po' di olio e lo metto così random per risanare un pochino i capelli, perché ultimamente da quando avevo fatto il colore, avevo schiarito i capelli ragazzi si sono seccati, si sono veramente rovinati, e non lo farò mai più, ve lo giuro, non lo farò mai più, anche se mi prende lo spiripizzo, non lo farò mai più. Nel frattempo vado a fare oiling. Oiling significa che prendo un po' di olio e lo inizio a mettere sulle punte. Allora, io non utilizzerò il cosino che utilizzano tutti, diciamo, quelli che vedete nei video, perché ho già queste spazzole made in Marocco che già fanno quel lavoro lì, vedete? Sono proprio pettini, sia pettini che appunto servono appunto per la circolazione del cuoio capelluto. Io adesso praticamente quando devo fare l'oiling, prima lo metto sulla cute per far sì che i capelli crescano più sani, e in teoria questo olio è famoso praticamente per il fatto che aiuta il capello a crescere. Allora, pausate il video ragazzi, perché sennò usciva lunghissimo. Nel frattempo ho continuato a mettere tutto sulla cute, ho messo sulla cute, vedete? Ho messo veramente su tutta la cute e poi su tutte le lunghezze. E poi cosa faccio alla fine? Faccio così, ecco, il massaggio al cuoio capelluto. Tra l'altro io questo trattamento l'ho fatto da sempre, perché comunque le donne arabe fanno questo da una vita, e l'oiling penso che si ispiri alle donne di una volta, non so se anche altre donne del mondo lo facciano questo, penso di sì, ma le donne arabe hanno sempre fatto l'oiling ai capelli, ecco perché hanno dei bei capelli. E ricordo mia nonna trattava i suoi capelli con tutti i prodotti naturali e non chimici, e le erbette, gli oli, tutto. Era una fonte di ispirazione quando la vedevo trattare i suoi capelli così. Infatti aveva dei capelli bellissimi, nonostante era andata avanti con l'età, ancora aveva dei capelli bellissimi. Penso sia dovuto al fatto, ragazzi, che le cose naturali sono le migliori.
Comunque, questo olio promette bene, cioè io non vi dico che non promette male, cioè promette male perché comunque tutti gli oli per capelli promettono bene, quelli naturali, perché comunque se li tratti per tanto tempo in modo costante vedrai che cioè, un risultato positivo te lo darà ai tuoi capelli. E questo è uno di questi perché in teoria è un prodotto naturale, un prodotto che è composto da rosmarino e da menta e serve proprio infatti per lisciare il capello, così dicono, e per allungare il capello. Questo è quello che promette questo olio della miele, però bisogna appunto utilizzarlo spesso. Io faccio questo da un po' di tempo, ho ripreso a rifare, prima curavo tanto i capelli, veramente curavo tantissimo i capelli e avevo risultati veramente positivi, buoni ai capelli, infatti i capelli ne risentivano. Adesso sto riprendendo ed è quello che farò. E questo olio mi sta piacendo ragazze, perché comunque quando lo utilizzo, quando me li lavo i capelli, li sento più morbidi, li sento più belli, più lucidi, nonostante ho un colore che mi sta diventando orribile in testa, perché comunque la tinta si sta sfumando e quindi stanno uscendo tutti i colori possibili e immaginabili, ma vi ho detto, correrò ai ripari, anche se ogni volta che mi faccio la tinta mi viene sempre in mente di ritornare a fare l'ennée come una volta. E quando facevo l'ennée avevo i capelli bellissimi e non so, sono molto combattuta perché io amo le cose naturali, ma non ho più il tempo di una volta. E quindi non so. Comunque, adesso il mio oiling consiste appunto, praticamente non vi ho fatto capire nulla in questa clip, cioè consiste nel metterlo nella cute, poi nelle lunghezze e poi dopo io lo lascio riposare in testa, praticamente faccio così e poi faccio anche il massaggio con questo, così io faccio semplicemente così, cioè ovviamente ci metto più tempo, adesso ve lo sto facendo più veloce, faccio così. E vi assicuro, se avete, io vi consiglio tanto questi pettini, ragazzi. Lo so che questi pettini sono brutti da vedere, ne avete visti tante volte nei miei video, ma vi assicuro che questi sono pettini che la vita, sono la vita, perché strecciano lo strecciabile, cioè veramente tutti i capelli li strecciano, persino quelli afro. Perché non so perché, ma li strecciano e sono fantastici questi pettini. Io compro tutti i pettini del mondo, quelli più belli, quelli più fighi, quelli più colorati, quelli di legno, tutti quelli che volete voi, ma io torno sempre a questi qua, perché sono quelli che ti strecciano i capelli senza farti male e soprattutto aiutano anche il capello a non spezzarsi. Sembra tipo una Tangle Teaser, ma io penso che la Tangle Teaser si sia ispirata molto a questi pettini. Non lo so, è una mia sensazione, ma questi sono pettini storici. Cioè, questi pettini hanno più di 100 anni, non lo so. E penso che la Tangle Teaser si sia ispirata a questi. Comunque, adesso finisco di massaggiarmi la testa e chiudo i capelli e poi mi lavo prima che diciamo, si svegli la mia piccolina e poi niente, intanto finisco qui e comunque nel frattempo finisco di farmi questo massaggino, chiudo i capelli con una mollettina e niente, mi inizio a preparare la doccia. In cucina ho già fatto tutto e devo fare un po' di lavatrici sopra, ma quello mi ci concentrerò penso domani. E basta. Sperando che la bambina non si svegli perché sta dormendo già da un'ora e la sua autonomia ultimamente è di 2 ore. In teoria dovrebbe essere così, però speriamo che non si svegli prima perché io ho intenzione tra un'oretta di lavarmi i capelli. Allora ragazze, mi sono lavata, questi sono i capelli, guardate la lucentezza del capello, mi piace molto. Adesso vabbè, non ho fatto una piega, ho solo asciugato così con il phon e la spazzola, però l'ho fatto veramente in pochi secondi perché non ho tempo, devo andare a cucinare, ma guardate la lucentezza
che rilascia questo olio, veramente adoro, adoro tantissimo, mi piace tanto, io ve lo straconsiglio perché ogni volta che mi lavo dopo aver messo in posa i capelli, veramente mi rendo conto di quanto sia, guardate, guardate che lucentezza che ha rilasciato, mi rendo conto quanto sia ottimo questo olio. E, tra l'altro non ho fatto solo un'asciugatura così, 20 minuti, perché io di solito ci metto di più, perché altrimenti faccio una bella piega, però non ho tempo, devo andare a cucinare e non ho passato neanche la piastra, quindi cioè, io ve lo straconsiglio se volete fare gli impacchi a casa, ma non avete tempo di fare gli intrulli, no? Homemade, cioè, io ve lo consiglio, lo comprate e, cioè, e vi risolve un sacco perché vi potete fare il pre-impacco prima dello shampoo e poi andare subito a farvi i capelli dopo un'oretta, se non riuscite a tenerlo di più dopo un'oretta, e questo è il risultato, cioè adoro. Adoro. Niente, vado a cucinare. Allora, dentro qui ragazze ho messo proprio vicino a lui, ho messo appunto il bimbi, sta lì, è la sua posizione, non lo voglio cambiare. Poi faccio vedere il ricettario che non lo terrò lì. Qui è il Varoma che terrò sempre sopra e qui il secondo boccale e poi il cutter. Vabbè, questo serve per cucinare sempre. E questo è il cutter, quindi già dalla parola capite che serve per tagliare, tritare, chi più ne ha più ne metta. Vedete, adesso lo apro un attimo che con una mano è un po' difficile. Nel frattempo sono andata a vedere Amira, ragazzi, perché ho paura, perché quando non parla mi inquieto. Allora, stava giocando, poverina. E allora, questa è la lama che è del cutter, vedete, ha diverse appunto funzionalità. Qui si mette questo, praticamente dove si spinge appunto la verdura. E qui, questo qui va proprio dentro il cestello, proprio fatto in questo modo. E qui potete mettere il coperchio e iniziare appunto a lavorare. Sì, ok. Iniziare a lavorare. A me, piace tanto questo strumento perché l'ho visto in utilizzo e fa delle robe pazzesche. Adesso voglio tagliare delle carote, vi voglio far vedere. Che strumento è fantastico. Praticamente questo coso che vi danno, ragazzi, si deve mettere qui, ok? Una volta messo qui, vedete, rimane fisso, altrimenti non riuscirete a mettere il cestello. Quindi io dovrei fare in questo modo, ok? Bene, bene, speriamo che l'abbia messo bene. Ora, allora, già è posizionato dal lato giusto perché questo è il lato 1 e a fetta per quello che serve a noi, mentre il lato l'altro è per grattugiare, quindi questo è il lato quello giusto. Adesso io lo metto qui. Ragazze, provo a fare il voice over perché Luca ha iniziato a mettere il cartone per la bambina e non si capiva più nulla, quindi non ho voluto parlare. Comunque ho messo la carota per farvi vedere e in un nanosecondo si era grattugiata. In realtà io prima avevo sbagliato posizione della lama, infatti se vedete sotto l'aveva grattata, mentre io dovevo lamellarla e ho cambiato. Poi ho fatto merluzzo al vapore e mi sono messa appunto con il Varoma a mettere merluzzo, semplicemente avevo il merluzzo quello congelato così. L'ho condito così proprio in 2 secondi, l'avrei voluto fare meglio, però non mi andava e soprattutto non riuscivo perché la bambina mi chiedeva. E quindi niente, ho posizionato la farfalla per fare la salsina che voleva questa ricetta qui, perché ce n'erano diverse di ricette e la salsina è uscita buonissima. Non vi ho fatto vedere tutti i passaggi, ragazzi, se no veramente usciva lunghissimo questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Io faccio questi video perché mi piace farli, lo sapete. E se siete interessati al cutter, a comprarlo ve lo straconsiglio perché non solo lamella, ma fa tanti altri tipi di tagli. Addirittura pela anche le patate, quindi veramente fantastico. Niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E iscrivetevi al canale se non siete iscritti, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao!